Salvatore Quasimodo, ma poi andare anche a sottolineare bene bene dei testi poetici facendo una vera e propria analisi. Questo perché? Perché molto spesso senza un vero e proprio ingresso nel testo diventa difficile poi capire certe definizioni puramente teoriche, come può essere quella di ermetismo. Quando si dice che Salvatore Quasimodo è un esponente di spicco dell'ermetismo, significa dire un po' tutto e niente, nel senso che lui stesso in alcune interviste si dichiara un appartenente alla corrente dell'ermetismo piuttosto atipico. In realtà è proprio l'ermetismo in sé ad essere forse non tanto una corrente, quanto proprio un atteggiamento poetico, quanto un atteggiamento del poeta che esprime il proprio carattere chiuso, il proprio carattere, diciamo così, complesso, proprio volutamente, con un proposito di chiusura, di complessità, e lo fa tramite l'utilizzo di una figura retorica che è quella dell'analogia, un'analogia che è di difficile interpretazione. Che cos'è l'analogia? L'analogia è proprio l'accostamento o la comparazione all'interno del testo, quindi all'interno del testo scritto, il testo poetico, di parole che hanno sì una loro somiglianza semantica, cioè di significato, ma che non sono appunto comparabili nell'immediato. Chiaramente questo apparato così teorico dell'analogia è un manifesto anche per l'ermetismo e quindi ci fa capire un po' di più il perché di questo spirito poetico così criptico. Ma prima, insomma, di entrare nelle teorie, insomma, nei movimenti letterari, una breve panoramica su quella che è stata la vita di Salvatore Quasimodo, perché non è stata una vita sempre improntata alla letteratura. C'è stata un'infanzia piuttosto spensierata che poi ha dato l'ispirazione a tantissimi componimenti, naturalmente in Sicilia, quindi quella è la terra natia del ricordo, della nostalgia, dell'infanzia. Poi una serie di peregrinazioni in età più o meno giovanile, soprattutto quando ha lavorato per il Genio Civile, quindi un impegno su più fronti e con lo svolgimento di più pensieri, di più mestieri, di più mansioni. La grande parentesi del fascismo e poi le dichiarazioni antifasciste di Quasimodo nell'immediato dopoguerra, e proprio insomma a cavallo di quegli anni la scelta di dedicarsi unicamente alla letteratura e alla poesia, quindi lasciando stare gli altri mestieri e facendo della scrittura l'unica vera occupazione diciamo l'unica vera occupazione della sua vita. E chiaramente impossibile in questa brevissima e stringata biografia che stiamo tracciando non menzionare il premio Nobel del 1959, Quasimodo appunto uno dei nostri, tra virgolette, nostri premi Nobel italiani del Novecento, e con una motivazione insomma che poi renderà abbastanza giustizia a quella che è la sua produzione. Prima notizia di carattere biografico riguarda appunto l'infanzia di Salvatore Quasimodo. Mai come in questo caso ripercorrere le tappe della vita dell'autore significa poi andare a scovare i temi della poesia futura e soprattutto di quella che leggeremo in età scritta in età matura. Quasimodo nasce a Modica nel 1901 e la Sicilia sarà, diciamo così, la sua patria, e con una forte presenza ferroviaria, perché il papà era appunto un capostazione e questo lo porterà insomma a vivere in questi mondi che sono quelli delle stazioni di inizio Novecento, dove c'è tantissimo caos, dove c'è un via vai di persone, dove è possibile appunto vedere il fluire, no, della vita, questo continuo contatto con il viaggio, con il
con lo spostamento, con l'addio, quindi tutti i temi che andranno a comporre in una certa maniera la sensibilità, no, del ragazzo, del bambino e poi del ragazzo. Anche parentele, diciamo così, illustri, perché la sorella Rosa Quasimodo sarà moglie poi di Elio Vittorini, e quindi questo, insomma, in un certo senso stringerà ancora di più i rapporti di Quasimodo con le riviste letterarie. Proprio sulle riviste faccio una specifica, perché, come è accaduto anche altre volte in cui, insomma, abbiamo affrontato a grandi linee le vite e le esperienze artistiche di questi grandi autori della letteratura italiana del Novecento, le riviste saranno sempre presenti, e la vita di queste riviste, Solaria, La Ronda, eccetera, si va spesso ad intersecare sia con, diciamo così, gli ambienti intellettuali frequentati da questi autori, sia poi con i contatti che faranno scaturire le pubblicazioni o comunque gli ingressi nelle orbite di questa o di quella casa editrice. Quindi le riviste si confermano a pieno titolo come insomma dei fortissimi trampolini di lancio per questi autori. E nel 1920 arriva il primo trasferimento a Roma, quindi dalla Sicilia, giovanissimo, ad appena 19 anni, Quasimodo si reca a Roma, dove per appunto sopravvivere farà prima il disegnatore in un'impresa edile, poi si occuperà di essere nel reparto smistamento di un grande magazzino. Infine, nel 1926, all'età appunto di 25 anni, verrà assunto al Ministero dei Lavori Pubblici come geometra, e nello stesso anno sposerà Bice Donetti. Bice Donetti, che è molto più grande di lui, hanno 7-8 anni di differenza, e quindi il primo matrimonio con un Quasimodo giovanissimo, 25enne, e Bice Donetti. Ci sono tracce di letteratura, di componimenti poetici in questi anni, in questa fase, diciamo così, post-adolescenziale e post-adolescenziale? Assolutamente sì, perché già negli anni precedenti al trasferimento a Roma, quindi prima degli anni 20, insieme a Giorgio La Pira e a Pugliatti, un giurista, avevano fondato il cosiddetto Nuovo Giornale Letterario, quindi un'esperienza di condivisione critica giovanile portata avanti in quella Sicilia, che appunto poi era territorio estremamente fervido, no, per la creazione, insomma, di ogni tipo di arte. Questo era un esperimento che voleva in qualche modo non fare il verso, quanto cercare, insomma, di mettersi sulla stessa carreggiata delle grandi riviste e raccogliere tantissimi intellettuali anche emergenti della Sicilia della prima decade, del primo ventennio del Novecento, intorno appunto al Nuovo Giornale Letterario. Come detto, i legami familiari aiuteranno Quasimodo, e nel 1927, proprio insieme a Elio Vittorini, Quasimodo si sposta su Firenze, dove sappiamo esserci un altro ambiente molto molto prolifico per la composizione di opere letterarie, per il dibattito intorno alla letteratura, e viene a contatto con alcuni scrittori altrettanto giovani, ma già estremamente affermati, come per esempio Eugenio Montale, come per esempio Gianna Manzini, e soprattutto con Alessandro Bonsanti. Forse Alessandro Bonsanti è il nome che ci dice di meno da un certo punto di vista, sicuramente meno noto, diciamo, alle cronache come, insomma, letterato, come scrittore, ma Bonsanti ebbe diverse esperienze alla direzione di queste riviste di cui parlavamo anche prima, di queste riviste
che sono poi centri propulsori e divulgatori della letteratura. La prima esperienza di direzione di Bonsanti fu proprio Solaria. Solaria inizia le sue pubblicazioni proprio in quegli anni e nel 1930 dà fiducia a Salvatore Quasimodo pubblicandogli tre poesie. All'epoca essere pubblicati su Solaria significava insomma raggiungere una delle massime vette, insomma, delle aspirazioni, soprattutto per i giovani poeti, e tutto questo anche perché intorno a Solaria gravitavano intellettuali veramente di ogni genere, di ogni esperienza e di ogni estrazione sociale. Si dice convenzionalmente nella storiografia letteraria che Solaria era composta da due anime, cioè l'anima cosiddetta rondiana, cioè degli scrittori che provenivano da un'altra rivista, la Ronda, ed erano chiaramente quelli, diciamo così, più rivoluzionari, più slegati. I rondisti sono più intransigenti, portavano avanti un'idea di letteratura completamente slegata dalla politica, dalla società, diciamo quella che spesso viene definita la Torre d'Avorio, no? Quando ci sono queste posizioni letterarie in cui si dice che la scrittura non deve rinchiudersi in una Torre d'Avorio, ecco, i rondisti invece predicavano proprio una cosa simile. I solariani invece, soprattutto i più giovani scrittori che appartenevano alla rivista e prendono il nome di solariani, erano l'anima più, diciamo così, fresca di questa rivista, andavano più invece su una letteratura morale ideologizzata. Quindi chiaramente questa divergenza di vedute all'interno della stessa redazione creava un fortissimo dibattito e soprattutto una realtà estremamente dinamica. E grazie anche ai contatti con i solariani e con i rondisti, in generale con gli intellettuali che gravitavano intorno a Solaria, Quasimodo viene in contatto anche con il mondo delle traduzioni, e chiaramente per un siciliano, quindi per un proveniente dalla terra che spesso insomma si è fatta portavoce della cultura greca, era un vero piacere tradurre dei classici come quelli greci, ma non solo, perché anche Molière e Shakespeare erano insomma nelle corde di Quasimodo, che studiava in maniera molto molto attenta i testi. E dopo gli anni 30 c'è proprio l'avvicinamento di Quasimodo allo stile ermetico, questo stile che rimanda un po', come abbiamo detto, Ermete Trismegisto, quindi l'analogia, quindi il carattere volutamente chiuso, e la raccolta Acque e Terre è veramente un primo assaggio, una prima prova. E leggeremo anche dei testi che ho selezionato, testi poetici di Quasimodo, riferiti appunto a vari periodi. Diciamo che La peculiarità di quest'autore poi è essere stato spesso anche travisato, no? Anche un po' analizzato in maniera grossolana, quindi ho selezionato per questo pochi testi per soffermarmi più tempo su ognuno di questi e dare un ritratto, diciamo così, un'analisi del testo vera e propria, quanto più approfondita possibile, il tutto ovviamente senza tediarvi e quindi senza andare troppo sul versante tecnico. Nel 1931, andiamo avanti, procediamo, dopo l'ingresso nella fase cosiddetta ermetica della vita e della produzione poetica di Quasimodo, c'è un altro incontro fondamentale per il nostro autore, che è quello con Camillo Sbarbaro e con tutto il circolo di letterati che si era formato in Sicilia tra Genova e Imperia, proprio in vista del trasferimento lavorativo di Salvatore Quasimodo a Imperia presso il Genio Civile. Viene in contatto con questa rivista bimestrale diretta da Adriano Grande, che si chiama proprio Circoli.
in questa rivista rincontra alcuni nomi noti, come ad esempio Eugenio Montale, e fa amicizia con De Benedetti, oltre appunto che con il già citato Camillo Sbarbaro. Negli anni successivi all'ingresso di Quasimodo in questa redazione, insomma in questo ambiente, entreranno anche Giuseppe Ungaretti, Enrico Falqui. Quindi abbiamo insomma tante interconnessioni che non sono insomma cosa di tutti i giorni, no? Tra Montale e Ungaretti ben si colloca anche Quasimodo, e lo fa sin da giovane, sin da ragazzo. L'esperienza di Circoli, quindi a Genova, è probabilmente alla pari di quella di Solaria a Firenze per la formazione intellettuale di Quasimodo. E le collaborazioni di Circoli poi vanno sempre più a includere grandi nomi del panorama, fino ad arrivare anche a Umberto Sabba, Alberto Savinio, Bilenchi, eccetera, eccetera. E questa rivista manterrà la propria attività fino al 1939 in maniera più o meno stabile. Poi, insomma, successivamente con la guerra e poi la caduta del fascismo, avrà fortune alterne fino a chiudere definitivamente intorno al 43. Quindi, andando insomma un po' a fare un riepilogo di quello detto finora, anche per non perderci per strada, è una vita che insomma si imposta piano piano all'insegna della poesia e della letteratura, sia grazie ai contatti Solaria, Circoli, Elio Vittorini, con cui appunto aveva questo legame di parentela, sia grazie al fatto che con il suo lavoro, prima al Ministero e poi al Genio Civile, più o meno è costretto a girare per l'Italia, e quindi approfitta di questo vagabondare per entrare in contatto con le realtà letterarie del luogo, ed è anche bravo ad inserirvici. Questo insomma gli va riconosciuto ampiamente. Nel 1932 c'è la pubblicazione della raccolta Oboe Sommerso. È la seconda opera di Salvatore Quasimodo, viene pubblicata proprio dalle Edizioni Circoli di Genova. Quindi, insomma, ci tengo a sottolineare questa cosa, perché poi appunto il mio battere continuamente sul ruolo delle riviste, sull'importanza delle riviste, è proprio questo. Cioè, spesso queste riviste non significano solo dibattito astratto, dibattito puro, no, no, significano proprio ingresso nel mondo dell'editoria. Quindi, oltre ai contatti che dicevamo, significano anche visibilità, una visibilità che senza l'accesso a queste riviste non sarebbe stata di certo pensabile. Per quanto riguarda Oboe Sommerso, abbiamo una fortissima caratterizzazione ermetica di tutta la raccolta, però è una poesia, questo va insomma sottolineato, detto, estremamente essenziale, estremamente votata alla sintesi. Quindi Quasimodo, come si studierà a livello filologico sui manoscritti, lavora molto proprio sull'idea di asciugare. Quando dico asciugare i versi, significa veramente depurarli di tutto quello che non è ritenuto necessario. Per cui fa un lavoro proprio attentissimo sul, diciamo così, sullo sforbiciamento, no? Di quello che va a scrivere, spesso riunificando i versi, molto spesso giocando proprio sull'ambiguità dovuta alle poche parole selezionate, e quindi dando più forza all'analogia. Quindi è un ermetismo definito molto pronunciato anche dalla critica. Quali sono i temi però di Oboe Sommerso? Chiaramente si iniziano a sentire le nostalgie dell'infanzia. Qui ancora non ci sono insomma quelle lucide istantanee che avremo poi in altre poesie, come Uomo del mio tempo, no? Quella famosissima in cui dice: sei ancora quello della clava e della pietra, o comunque quella
quelle riferite che troveremo poi dopo la guerra, riferite proprio alla cattiveria del genere umano e quindi alla desolazione. Qui c'è un tempo più indefinito, un ambiente più indeterminato e diciamo una dimensione più esistenzialista, più intima da parte del poeta che si sente semplicemente solo e comincia a discutere appunto già da giovanissimo con se stesso, con le proprie sensazioni relative alla fanciullezza e alla terra natia che sembrano a soli 30 anni per lui un ricordo lontanissimo e soprattutto il fatto che siano così lontane fisicamente e anche temporalmente lo porta a come dire filtrare, a rileggere in chiave nostalgico-pessimista anche tutti gli episodi che riguardano quell'infanzia e mette in luce una sorta di contrasto tra quelle che sono le turbe, chiamiamole così, le difficoltà psichiche rappresentate da questa scissione e la ricerca perpetua della felicità e anche di Dio. Quindi c'è una sorta di analisi anche della fede da un punto di vista lirico-razionale. E arriva insomma a lavorare molto con le immagini delle metafore, con le immagini delle analogie, proprio per semplificare lessicalmente e sintatticamente quanto espresso e restituire al lettore, proprio in un'ottica di empatia e di condivisione, restituire al lettore quanta più sintesi evocativa possibile. E c'è un testo qui che ho selezionato, che appunto è proprio Oboe Sommerso, che possiamo insomma analizzare molto molto brevemente, proprio per entrare un po' nel clima, e che ci dà un po' la spiegazione pratica di tutto quello che ho detto da un punto di vista solamente teorico. Avara pena, tarda il tuo dono in questa mia ora di sospirati abbandoni. Un oboe gelido, risillaba, gioia di foglie perenni, non mie, e smemora. In me si fa sera, l'acqua tramonta sulle mie mani erbose. Ali oscillano in fioco cielo, labili. Il cuore trasmigra ed io son gerbido e i giorni di una maceria. Allora, andando molto molto rapidamente a passare in rassegna gli elementi interessanti di questa lirica, è chiaro che l'avara pena con cui si apre proprio la poesia è altro non è che la vita, no? Un'avara pena, una pena che è avara di emozioni. E quindi in un'ora, in questa mia ora, ora che in realtà rappresenta tutto l'arco dell'esistenza, quindi viene talmente ridotta all'osso che diciamo nell'universo, nella parte diciamo universale delle vite, è assimilabile al tempo di un'ora la vita del poeta, ed è fatta di sospirati abbandoni. Cos'è che se ne va? Se ne va il tempo, se ne vanno i ricordi, se ne vanno le nostalgie, quindi c'è molto molto questo sentire, diciamo così, di sofferenza e anche quasi di lamento. E poi altra cosa interessante è l'elemento naturalistico che un po' viene fuori, no? da diversi elementi, come il fatto che le mani siano erbose. Qui siamo nella fase in cui Quasimodo, diciamo così, lavora anche poeticamente su fede, natura e uomo, quindi su queste tre macro categorie, e quindi ci sono le mani erbose. C'è l'acqua, che va sempre intesa come elemento naturale, che tramonta, foglie perenni, gioia di foglie perenni, il fioco cielo, e quindi insomma ci sono tutti questi elementi che rimandano proprio alla natura. Quindi Oboe Sommerso possiamo sintetizzarla come raccolta poetica, come diciamo una sorta di manifesto dell'ermetismo di Quasimodo e come una sorta di estrema dimostrazione della maturità e della precocità giovanile di questo autore.
E io chiaramente poi, insomma, vi esorto sempre ad appuntarvi eventuali domande se vengono in mente, insomma, mentre parliamo, così dopo ritorniamo su tutti questi elementi. Insomma, come già detto, non mi nascondo che è veramente difficile, insomma, quasimodo, perché analizzare tre poesie significa comunque coprire tutta l'ora, però cerchiamo, insomma, di dare il meglio possibile. E detto questo, andiamo avanti con questo parallelismo di blocchi tra la vita, la produzione poetica e il contesto storico intrecciati, arrivando agli anni del regime fascista dopo gli anni 30. Nel 1935 c'è la nascita della prima figlia, che è Orietta Quasimodo. Nasce però dalla relazione con Amelia Spezialetti, una relazione extraconiugale per la donna. Lui, abbiamo detto, aveva avuto già nel 1925 un matrimonio con Bice Donetti, ma la prima figlia nascerà invece da questa donna conosciuta proprio a Imperia, in occasione del suo trasferimento presso il genio civile di Imperia, appunto. Ci sono poi altre tappe che vive, insomma, a livello lavorativo, a livello professionale, Quasimodo: Cagliari, Milano, Sondrio, eccetera, eccetera. E nel 1938, come vi anticipavo in apertura, la decisione, diciamo così, drastica di lasciare il genio civile e occuparsi a 360 gradi della letteratura. Quindi, dopo una, diciamo, periodo lavorativo che è andato dal 1921-22 fino al 1938, in cui ha fatto coesistere la professione di scrittore, la professione di letterato e quella di impiegato del genio civile, nel 38 abbandona tutte le mansioni, tutti gli incarichi presso il genio civile e inizia ad occuparsi solo di letteratura. A dargli subito una opportunità professionale è Cesare Zavattini, che lo coinvolge in un'impresa editoriale. Quindi fondano una piccola casa editrice e, con tramite poi anche i contatti che già ha, entra in collaborazione fissa con la rivista Letteratura, una rivista che in quegli anni, alla fine degli anni 30, risulta essere estremamente vicina proprio alla corrente ermetica. E Letteratura fu un'altra esperienza molto molto importante della storia del nostro Novecento letterario, forse anche più di Circoli e di Solaria, forse meno popolare ma più intensa. Ebbe prima di tutto una durata dal punto di vista delle pubblicazioni molto più ampia. Dal 1937 arrivò fino al 68, fino al 67-68, quindi coprì comunque un trentennio. E in un certo senso, per quelle che erano le anime che popolavano quella redazione, si può dire che raccolse un po' il testimone di Solaria, dando però un'attenzione maggiore alla forma. Quindi c'era nei componimenti e nei testi pubblicati da Letteratura un'estrema attenzione al formalismo, e questo diciamo che aiutava molto l'ermetismo, così attento alla forma asciutta, alla forma essenziale, alla forma sintetica e volutamente chiusa, come più volte abbiamo ripetuto, insomma, dall'inizio di questo incontro. Rispetto a Solaria, però, diciamo che manteneva un carattere marcatamente letterario, una linea editoriale che non che si estraniava totalmente dalla società o comunque dal contesto che aveva intorno. Ricordiamo che quando nasce Letteratura nel 1938 siamo assolutamente in epoca fascista, però questo conformismo filofascista di cui è stata accusata certe volte Letteratura era più che altro un tentativo, no, di elevamento della cultura letteraria alla sua forma più pura, che non ignorava né mancava di tener conto
della realtà, insomma, della società contemporanea, ma puntava appunto alla forma artistica pura. E questo, insomma, è stato molto difficile da far passare, da affermare, soprattutto nei primi tempi, ma poi è durata negli anni questa filosofia di vita, insomma, questa filosofia editoriale, tanto che appunto alla fine degli anni 60 c'erano ancora uscite di questa rivista. E nel 1941 poi Quasimodo ottiene un altro incarico professionale importante, che è quello di professore di letteratura italiana contemporanea a Milano al Conservatorio Giuseppe Verdi, e manterrà questo incarico per quasi 30 anni, dal 1941 al 1968. Ha posto, diciamo così, le basi per una vita completamente all'insegna delle lettere e della scrittura, e nel 1942 arriva l'ingresso ufficiale nella collana Lo Specchio di Mondadori, quindi insomma l'editore forse più propositivo di quegli anni, con la lirica Ed è subito sera. Ed è subito sera, in realtà, ha una storia particolare. Il testo, insomma, lo conosciamo abbastanza a memoria, credo nella mente, nei ricordi scolastici di tutti noi. Ognuno sta solo sul cuor della terra, trafitto da un raggio di sole, ed è subito sera. E insomma, è una poesia forse la più famosa, o comunque una delle più famose, ma che inizialmente non era autonoma, nel senso non era stata concepita così come la conosciamo noi, ma era la terzina finale di una poesia molto più lunga denominata Solitudini. Quindi aveva il ruolo di fare da chiusura ad un altro componimento, salvo poi essere, diciamo così, resa autonoma da Quasimodo, che la trovò appunto degna di essere indipendente, e quindi la propose poi anche a Mondadori per la collana Lo Specchio. Ma Solitudini era invece contenuta in Acqua e Terra, quella raccolta che abbiamo già menzionato degli anni 30, e che rappresenta proprio la prima esperienza editoriale di Salvatore Quasimodo, e appunto la prima esperienza di avvicinamento all'ermetismo. Quanto c'è da dire su questi pochi versi? Tantissimo, tantissimo, proprio perché sono una prova di ermetismo, e quindi chiaramente dai significati. Allora, immaginiamolo come se fosse una sorta di stratigrafia, no? Come se stessimo lavorando a strati, un po' come appunto quando studiamo le varie fasi oppure insomma i gironi danteschi. Non lo so, immaginiamo un primo strato, quello superficiale, dove c'è quello che si vede nell'immediato, no? Quindi l'essenzialità, la sintesi, le immagini forti, le immagini pregne di senso, e poi appunto questa chiusura, ed è subito sera, che in un certo senso è la risoluzione del nodo poetico. Poi c'è il livello successivo, che è quello del significato sommesso, e tramite tre versi Quasimodo descrive tre fasi, tre momenti della vita che sono comuni ad ognuno di noi. Il primo, l'incomunicabilità, cioè la solitudine dovuta all'incomunicabilità. E il secondo è l'alternanza di gioia e di dolore dovuto al fatto che ci si illude di avere rapporti duraturi, ci si illude di avere rapporti infiniti. Il terzo significa invece affermare quel senso di precarietà che viene insomma un po' acuito dal passare del tempo. Andiamo a rileggerli in quest'ottica. Ognuno sta solo sul cuor della terra. Allora, il cuor della terra è un universo, diciamo così, popolato di persone con le quali avere rapporti sociali, ma ognuno sta solo, cioè a causa dell'incomunicabilità la terra ci rende comunque soli.
trafitto da un raggio di sole, questa è l'illusione. Questa è la gioia che ci fa dimenticare un po' quel dolore, no? Quello che Pascal, Blaise Pascal, definiva un po' il divertissement, la distrazione, quella cosa che insomma ci conduce poi ad andare verso insomma, la fine, verso l'epilogo, tra fasi di gioia che quindi da una parte ci carezzano. Il raggio di sole è una bella immagine, un'immagine appunto delicata, un'immagine molto molto rassicurante, però trafigge, quindi in un certo senso ci accarezza e ci bastona, ed è subito sera. E questa è la considerazione finale, no, della precarietà. Subito sera significa subito fine del giorno, quindi subito fine di una parabola. Se ricolleghiamo, no, anche prima, quando abbiamo letto l'altra poesia, abbiamo visto che l'ora, no? Il concetto di ora era stato utilizzato per descrivere l'arco dell'esistenza. Ora, quando Quasimodo ci dice subito sera, sta utilizzando semplicemente un concetto un po' più ampio dell'ora, cioè il giorno, sempre per circoscrivere l'esistenza. Qual è allora il senso? Il senso è cercare di sorpassare la morte. Questo succede nel momento in cui ci illudiamo, no? La gioia è la gioia che ci trafigge, quella, diciamo così, la fregatura, come insomma, banalizzando molto quello che dice Quasimodo. Raggio di sole sono proprio le illusioni precarie, e l'improvvisa fine di queste illusioni è appunto la sera. Ecco, penso che da questa poesia si capisca veramente molto del carattere della poesia ermetica, perché appunto un conto poi è teorizzarlo da un punto di vista anche un po' scolastico, nozionistico, facendo semplicemente un elenco dei caratteri, delle peculiarità della poesia ermetica. Un conto è vederlo proprio sul campo con un esempio eclatante, anche estremamente famoso, anche estremamente noto, come appunto il caso di Ed è subito sera. Andiamo avanti e passiamo velocemente in rassegna quello che è il periodo della guerra, negli anni 40. Qui c'è, diciamo così, un'adesione alla rivista, un'adesione, insomma, una collaborazione di Quasimodo alla rivista Primato. La rivista Primato era una rivista sostenuta anche dal ministro Giuseppe Bottai, e quindi una rivista estremamente di regime. In quegli anni Quasimodo viene spesso accusato di essere vicino alle posizioni di Mussolini, in generale del regime, così come quando scrive allo stesso Mussolini per chiedere un supporto economico da parte dello Stato per gli scrittori. Quindi questa battaglia, diciamo, per la categoria che porta avanti Quasimodo e che porta avanti rivolgendosi direttamente a Mussolini, viene visto un po' come un ammiccamento al regime fascista. Altra cosa che gli viene imputata dagli intransigenti e inflessibili critici è il sostegno alla teoria del voi, cioè dice Quasimodo era un, come dire, un estimatore del fatto che si desse il voi per parlare, quindi è visto come un retaggio un po' legato al fascismo. In realtà la colpa di Quasimodo, se così vogliamo definirla, è che non partecipò attivamente alla resistenza, ma non fu mai fascista, e per sgomberare il campo dagli equivoci poi nel 1945 si iscrisse al Partito Comunista, mentre nel 1947 dalle stampe Giorno dopo giorno, che è una sorta di raccolta di quelle che sono le poesie testimonianti l'impegno sociale e letterario sempre perseguito dall'autore. Nel 1948 c'è un altro matrimonio con Maria Cumani, dalla quale aveva avuto il figlio Alessandro Quasimodo, e nel 1950 arriva il primo premio, primo di una lunga serie, il premio San Babila. Il premio San Babila fu finanziato da alcuni esponenti della moda tedesca e era riferito soprattutto appunto alla poesia. La prima edizione mise in palio un assegno
di 900.000 euro, sì, scusate, lire, magari euro, di 900.000 lire, e se lo aggiudicò Giuseppe Ungaretti. Quasimodo poi lo vinse, ma lo vinsero anche altri, come appunto Zanzotto. Nella giuria parteciparono più o meno attivamente Vittorio Sereni, Leonardo Sinisgalli, quindi insomma creò un po' di movimento intorno a questa mecenate tedesca. Poi nel 1953 c'è il premio Etna Taormina, quindi sempre per la poesia, e nel 58 il Viareggio con La terra impareggiabile, edito da Mondadori. Proprio su La terra impareggiabile vorrei fare un inciso, non soltanto perché ha vinto il premio Viareggio, anche perché insomma diciamo che è stato un po' oscurato questo premio Viareggio dalla vittoria del Nobel, come è giusto che sia, ovviamente, dalla vittoria del Nobel arrivata l'anno successivo. Ma con quest'opera appunto del 58 pubblicata da Mondadori siamo di fronte alla nona pubblicazione di Salvatore Quasimodo, ben 27 poesie che vengono divise in 5 sezioni. Ecco, questa divisione in sezioni è molto molto interessante per il fatto che lo stesso Quasimodo stavolta dà un aiuto, diciamo, al lettore, dividendo per argomenti, dividendo per temi. La prima sezione è quella più personale, no? Dove ci sono poesie anche intime, anche relative alla sfera familiare, pensiamo a quella dedicata al padre o ad altre persone che insomma lo hanno accompagnato in gioventù. La seconda sezione, ancora dell'inferno, la prima si chiama Visibile e Invisibile, la seconda invece si chiama Ancora dell'inferno ed è più di carattere sociale. Qui appunto ritorna quell'impegno morale, civile, sociale che era stato un po' anche al centro di Giorno dopo giorno nel 1947, subito nell'immediato dopoguerra. La terza sezione si intitola invece Della Grecia ed è una sezione di poesie interamente ispirate ai miti greci e ai sentimenti che il poeta narra di aver vissuto in occasione del suo viaggio in Grecia. Quarta e penultima sezione è quella delle domande e risposte. Qui ci sono argomenti di tipo teologico, ci si dedica alla fede, alla scienza e a Dio, quindi un argomento più metafisico o scientifico. E infine la quinta sezione ha per titolo due epigrafi e ci sono poesie dedicate alle vittime degli eccidi nazisti, per i caduti di Marzabotto e per i partigiani di Valenza. Quindi c'è questa interessante suddivisione, insomma, operata direttamente dall'autore. 1959, ci apprestiamo, diciamo così, al punto massimo della vita, insomma del successo, all'apice del successo di Quasimodo e poi anche all'arrivo, insomma, della sua morte. Nel 1959 vince il premio Nobel, che gli frutterà poi negli anni successivi anche due lauree honoris causa a Messina e Oxford. Nel 1959 questa vittoria viene così giustificata, mi ero appuntato la dicitura, eccola qua, allora, è la motivazione: è stato vincitore del premio Nobel per la sua poetica lirica che con ardente classicità esprime le tragiche esperienze della vita dei nostri tempi. Questa è la motivazione con cui gli viene attribuito il premio Nobel. E l'ultima parte, insomma, della vita lo vedrà sempre molto molto attivo nel dibattito e anche con interventi su vari giornali. Morirà poi nel 1968, quando viene colpito da ictus, si trova ad Amalfi, viene trasferito immediatamente in urgenza verso Napoli, nel più insomma attrezzato ospedale delle vicinanze, ma lì poi morirà e quindi poi trasferito a Milano, dove è sepolto. Un'altra curiosità
riguardante la sua vita, e poi andiamo a concludere parlando di Uomo del mio tempo, e la sua appartenenza alla massoneria. E questo, insomma, è un aspetto un po' meno noto, un po' più di cronaca, ma è stata accertata la sua appartenenza alla massoneria, e pare, insomma, pare che proprio la poesia Uomo del mio tempo sia stata, insomma, molto apprezzata dagli ambienti delle logge massoniche. Questo, insomma, è uno di quegli studi, insomma, paraletterari che poi si fanno a partire dai carteggi, e quindi dalle notizie biografiche degli autori. Allora, riepiloghiamo un po' tutto per tirare le somme e passare poi alla lettura e alla poesia, insomma, Uomo del mio tempo, con cui vorrei concludere. Allora, abbiamo a che fare con un autore che nella prima fase della sua vita fa coincidere lavoro e letteratura, poi ad un certo punto si dedica completamente alla poesia. Una poesia estremamente vicina all'ermetismo, seppur, insomma, con alcuni tentativi da parte dello stesso Quasimodo di non essere iscritto in maniera così radicale in questa corrente, anzi meglio dire in questo atteggiamento poetico. Abbiamo visto la grande influenza che le riviste hanno in generale sulla sua formazione, menzionando Solaria con Alessandro Bonsanti, Circoli con Arturo Grande, e poi letteratura nella seconda fase, insomma, nella parte di vita più matura di Quasimodo. E abbiamo visto poi nel dettaglio, oltre alla poesia, oltre alla raccolta Obbo e sommerso, oltre ad aver menzionato Giorno dopo giorno, anche Ed è subito sera, no? Quindi un esempio lampante di ermetismo, proprio per i tantissimi significati celati sotto pochissimi versi, che addirittura inizialmente erano a chiusura di un'altra poesia. È chiaro che tra i temi ricorrenti, se volessimo ripercorrere la poetica di Salvatore Quasimodo in pochi minuti, in pochissimi minuti, ci sarebbe da annoverare in primis la terra natale. La terra natale, a cominciare da Acque e Terre, un amore per la Sicilia che è simbolo della felicità perduta, è simbolo di un tempo che non ritorna, e che un po' avvicina l'idea del poeta esule, no? Già proprio anche sin dai tempi di Dante, della letteratura italiana, costretto a vivere lontano non solo fisicamente ma anche emotivamente da quegli affetti che potrebbero in qualche modo lenire l'angoscia. Quindi una lontananza doppia dalla terra e dal tempo passato, e poi, insomma, chiederemo ai siciliani connessi se ci sono, se si identificano con questo amore viscerale per la Sicilia, per la propria terra natia. E il rapporto con la natura, no? Ricordate quando leggevamo il testo, le mani erbose, l'acqua che tramonta, o anche il raggio di sole che trafigge, insomma, ne abbiamo usate di espressioni, di analogie in merito. Si è dibattuto a livello critico anche sul collegamento, sull'influenza, anzi, di D'Annunzio sulla produzione poetica di Quasimodo, e probabilmente D'Annunzio è stata una delle letture più interessanti che Quasimodo ha fatto da giovane, e sicuramente, insomma, si possono creare dei collegamenti. Ovviamente, per andare a completare questo quadro sui temi e sui caratteri della poetica di Quasimodo, non possiamo non metterci l'ermetismo e in generale l'analogia, di cui abbiamo, insomma, ampiamente parlato. Quindi l'analogia è questa comparazione di parole dalla semantica diversa, diciamo più oscura da accostare. E poi nella seconda parte, diciamo dagli anni 40 in poi, quando termina la prima fase della vita, quella ancora un po' di formazione, soprattutto dal punto di vista
psichico, c'è questa volontà di dialogo, questa voglia di condivisione, questo concetto dei rapporti duraturi che abbiamo visto anche nella lirica ed è subito sera, la voglia di uscire dalla solitudine, una prima fase della vita, quindi Quasimodo in un certo senso non che si crogioli nella solitudine, ma la considera come un aspetto insormontabile. Nella seconda parte invece cerca di uscire da questa dimensione. Poi ovviamente aspetto che noi non abbiamo trattato se non in maniera estremamente accennata è quello della guerra, lo abbiamo trattato sia più che altro dal punto di vista biografico, dicendo dei suoi rapporti con il regime, della sua mancata partecipazione in prima linea alla resistenza, ma se pensiamo alle fronde dei Salici e poi adesso a Uomo del mio tempo, e chiaramente insomma è chiaro che la guerra ha avuto un fortissimo impatto emotivo sull'estro creativo di Salvatore Quasimodo. Poi c'è l'ultima raccolta, che è Dare e avere. L'ultima raccolta risale al 1966, due anni prima della morte di Quasimodo, è una sorta di bilancio proprio dell'esperienza poetica e umana. Beati i poeti e gli artisti che riescono anche a fare il bilancio prima di morire, quindi insomma hanno sempre questa capacità di venire a sintesi e quindi di metterla poi pure per iscritto e darla alle stampe, quindi insomma fanno un bilancio estremamente approfondito e chiaramente in questo dare e avere c'è una sorta di comparazione tra gli obiettivi, tra le aspirazioni raggiunte e quelle rimaste invece insoddisfatte. Arriviamo quindi a Uomo del mio tempo. Uomo del mio tempo è del 1945, ma viene poi posta a chiusura della raccolta Giorno dopo giorno, che abbiamo menzionato, esce nel 1947, come raccolta in risposta un po' alle critiche politiche anche ricevute da Quasimodo, ed è quella raccolta poetica che un po' dimostra il suo impegno sociale, civile e letterario. Ne abbiamo parlato proprio in occasione dell'inquadramento contestuale post-bellico. In questa lirica famosissima, dove appunto c'è questa apostrofe iniziale, no? Uomo del mio tempo, sei ancora, sei rimasto uguale a quello della pietra e della fionda, quindi anche se siamo nella seconda metà del Novecento, tu sei ancora un primitivo, nel senso che sei capace di distruggere, di essere cattivo, proprio come i primitivi, con l'aggravante che utilizzi la tecnologia, quindi sei ancora più pericoloso. E ci sono poi tutte quelle immagini, no? Sull'aereo, no? Sulle cabine di pilotaggio dell'aereo, le meridiane portatrici di morte, il carro armato, eccetera. E anche la menzione alla scienza esatta. Adesso vi leggo un attimo il testo, così Uomo del mio tempo, così poi entriamo nel merito in maniera insomma più pertinente. Eccolo qua. Allora, sei ancora quello della pietra e della fionda, uomo del mio tempo. Eri nella carlinga con le ali maligne e le meridiane di morte. Alle ruote, scusate, mi è andato via la pagina. T'ho visto dentro il carro di fuoco, alle forche e alle ruote di tortura. T'ho visto, eri tu. Con la tua scienza esatta persuasa allo sterminio, senza amore, senza Cristo. Hai ucciso ancora, come sempre, come uccisero i padri, come uccisero gli animali che ti videro per la prima volta. E questo sangue odora come nel giorno quando il fratello disse all'altro fratello, richiamo biblico, Caino e Abele, andiamo ai campi. E quell'eco fredda, tenace, è giunta fino a te, dentro la tua giornata. Conclude poi con questa apostrofe, con questa vocazione finale: dimenticate, o figli, le nuvole di sangue, salite dalla terra, dimenticate i padri, le loro tombe affondano nella cenere, gli uccelli neri, il vento, coprono il loro cuore.
Allora, questa è insomma una poesia difficile anche già da parafrasare, ma insomma ci sono tantissimi significati. Il primo, quello che già in qualche modo abbiamo reso noto, è quello della, come dire, del fatto che l'uomo, grazie alla tecnologia, diventa doppiamente pericoloso perché è selvaggio come i primitivi, ma diciamo così, mortifero molto di più rispetto al passato, proprio perché sfrutta a proprio piacimento il progresso. L'idea di questa lirica, che ricordiamo doveva in qualche modo andare a dimostrare un impegno civile, un impegno morale della letteratura, è proprio quello di smuovere le coscienze, quindi andare a selezionare delle immagini di grandissima forza evocativa, di grandissima potenza, che ponessero le radici sin nell'antichità. Ecco perché il fratello disse all'altro fratello, no? Come dire, sin dai tempi biblici, sin dai tempi di Caino e Abele, c'è questa cattiveria che accomuna gli uomini e che adesso sta addirittura peggiorando. È molto molto interessante poi la esortazione finale che si fa alle generazioni nuove, quando dice o figli, quindi alle nuove generazioni, esorta a cancellare le colpe delle generazioni passate, nonostante insomma poi nelle metafore finali di ceneri e avvoltoi si condensino sia insomma l'idea di distruzione che l'idea di rinascita. Pensiamo che appunto dalle ceneri poi c'è sempre l'idea del risorgimento, della rinascita. Tanto per dare insomma una panoramica anche della complessità dal punto di vista dell'analisi, se andassimo a fare un'analisi parleremo tranquillamente almeno fino alle 6. Questa poesia è divisa in due pezzi, proprio divisa bene in due fasi. La prima, il primo pezzo dal verso 1 al verso 13, cioè tutto il tratto di lirica dove sono utilizzati i tempi al passato prossimo, al passato remoto, all'imperfetto. Quei tempi al passato, appunto, sono tutti utili a descrivere la barbarie umana. Seconda fase, insomma, seconda area della poesia è quella degli ultimi versi, dal 14 al 17. Lì c'è invece l'appello al futuro, presa coscienza dell'immutabilità della condizione umana di cattiveria, quindi di questa costante della malvagità che attraversa i secoli e la storia, Quasimodo, rivolge un appello ai figli. Quali figure retoriche troviamo, in questa poesia? Andando a fare un primo censimento, e poi veramente mi fermo perché altrimenti mettiamo troppa carne al fuoco, troviamo allitterazioni, ali maligne meridiane di morte, quindi appunto queste espressioni allitteranti, gli enjambements, cioè le frasi spezzate, sempre, puntualmente, praticamente in 17 versi ci sono 17 enjambements, le assonanze, forche morte, l'endiadi, quello della pietra e della fionda, riferito all'uomo del mio tempo. Le perifrasi sono estremamente diffuse, anche quello della pietra e della fionda è una perifrasi per dire uomo del tempo passato. Metafore, pensiamo solo al pezzo in cui si parla degli aerei, le ali maligne, la carlinga, eccetera. Analogie, sangue di terra, nuvole di sangue, similitudini, tutte le volte che chiaramente c'è il come, l'epanadiplosi, la metonimia, la sineddoche, la sinestesia, insomma, andiamo a toccare un mondo che è quello delle figure retoriche molto molto complesso. Quindi concludiamo questo breve ma intenso, direi, almeno per me che ho finito la voce, viaggio sui versi, con i versi di Salvatore Quasimodo, cercando un po' di riscoprirlo per quanto possibile anche in questo periodo, no? Questo periodo a me piace poi, Presidente Lamberto lo sa, concludere con un rimando all'attualità, e cioè oggi come oggi, in questa fase storica che non ci vede avere la pietra e la fionda, ma ci vede comunque in una fase di difficoltà per l'umanità, stiamo dimostrando di essere meno malvagi?
Questa è la domanda con cui vi lascio e vi ringrazio. Ringrazio veramente anche di questa presenza così numerosa che insomma mi inorgoglisce e mi fa sentire contento. Grazie, grazie a te Rocco, anche perché ci hai fatto fare un bel ripasso di figure retoriche, scusatemi, alcune dimenticate. Alberto, scusami. Isabella, prego. Alberto, siccome ho un corso mio dell'Unitrefugi, sono arrivata di tanto, lo sapeva Rocco, però riesci sempre a coinvolgerci in una maniera spettacolare. Grazie. Quasi teatrale. Bravissimo Rocco. Grazie. Quando tu parli noi vediamo la scena. Ringrazio voi e ti auguro sempre di continuare con la tua magica possibilità di esprimerti, perché non è da tutti. Grazie. E grazie a tutti. Buonasera. Grazie Isabella. Grazie. Allora, volevo dire che io, la ragazzina, tiravo con la fionda. Io tiravo con la fionda. Non l'avrei messo in dubbio, Isabella, conoscendovi. Allora, ci sono osservazioni, domande, ciao, chiarimenti? Luciano, attiva il microfono. No, era un saluto, pensavo fosse finito, grazie. Va bene. Renata? No, volevo chiedere a Rocco, no? Tu hai parlato del rapporto con Cesare Zavattini. Mi sentite? Sì. Certo, Carla. Ecco, volevo sapere se c'era... Così se era stato, c'era stato questo, siccome Zavattini era anche uno sceneggiatore, no, di cinema, perché io leggevo che praticamente nel film di Antonioni La Notte, il cui protagonista è uno scrittore, appunto, e nella festa di presentazione di questo scrittore c'è Salvatore Quasimodo. Che tra l'altro viene presentato come il nostro premio Nobel, La Notte del 1961, e quindi volevo sapere se è attraverso Zavattini che poi Quasimodo in qualche modo entra a contatto con il mondo del cinema. Allora, questo non lo so, perché in realtà per quelle che sono insomma le mie conoscenze in merito, io so che loro hanno semplicemente collaborato sul versante editoriale. Loro addirittura pensarono di mettere su una piccola casa editrice, poi la questione insomma un po' tramontò, perché Quasimodo prese subito poi questo incarico di collaborazione a letteratura, non aspettava altro che potersi dedicare esclusivamente alla scrittura, alla critica letteraria, e quindi questo sodalizio diciamo non è stato così così segnante, però probabilmente insomma questa cosa che tu mi dici io non la sapevo onestamente, quindi la scopro adesso. C'erano in questo film di Antonioni addirittura c'erano, a questa festa di presentazione c'erano, oltre a Quasimodo c'era Valentino Bompiani e Umberto Eco, che era giovanissimo perché era il 1961, quindi però appunto il fatto che Antonioni abbia voluto, come dire, omaggiare tra virgolette Quasimodo presentandolo appunto come il nostro premio Nobel, vuol dire che insomma c'aveva, era molto considerato insomma anche, no, per esempio lo stesso Domenico Modugno ha fatto delle canzoni, due canzoni sulle poesie di Quasimodo. Sì, questo è, l'avevo visto, infatti è molto molto, era stata una bella curiosità diciamo, questo sì. Però riguardo a questo sinceramente non lo so, cioè il rapporto con Zavattini risale comunque all'età giovanile, per cui è probabile che sia poi continuato, che si sia cementato, perché se loro già negli anni 30 hanno contatti e poi nel 61 insomma c'è questo omaggio, è chiaro che insomma probabilmente l'hanno mantenuto. Poi Zavattini era uno molto molto collegato agli ambienti letterari, anche tramite i carteggi. All'epoca noi qui a Velletri ritrovavamo anche lettere di Zavattini a Campanile, quindi era uno che poi scriveva, manteneva i rapporti Zavattini. Bisognerebbe vedere se magari dai carteggi di Quasimodo esce fuori qualche cosa, insomma andare a vedere queste opere accademiche, no? In cui magari i ricercatori studiano questi carteggi e poi li pubblicano, se emerge qualche cosa. Bene. Renata. Allora, tre cose. Sì. Intanto Rocco, grazie perché ci allarghi gli orizzonti e fai dei discorsi
di gran livello. Grazie. Poi a proposito, non posso che fare un parallelo, no? Allora, l'importanza dei cenacoli culturali a cui tendono subito ad arrivare quelli che amano dedicarsi alla letteratura e alla poesia, vedi per Pirandello arrivare a Roma e poi a Viareggio, eccetera. Però poi un'ultima considerazione, ma lui era siciliano, zio Luigi ha voluto ritornare in Sicilia, lui nonostante che avesse nostalgia del suo paese d'origine, però no, a Milano. Lui è sepolto a Milano, sì, sì. Strano. Questo è strano, questa è una cosa che mi sono chiesto anch'io. Riguardo ai cenacoli letterari, chiaramente hai detto bene tu, era proprio un'aspirazione, no? Perché da lì poi si cresceva, cioè ci si confrontava, ci si metteva in gioco e si cresceva. E partono, sì, dai. Erano dei momenti di confronto e di anche di apprendimento, no? Si rubava proprio anche visivamente agli altri, quindi c'era questa opportunità di crescita molto molto bella. E riguardo invece alla sepoltura, io francamente insomma non so risponderti. È chiaro che lui poi ha lavorato molto a Milano, a Sondrio, è stato legato chiaramente a Milano, la sua collaborazione con Mondadori, e quindi probabilmente semplicemente la famiglia ha deciso così, i figli hanno deciso così, questo okay. O proprio lui non ha espresso insomma desideri particolari. Ma che ti sta a sentire anche tuo papà? In queste finestrelle. Sì. Complimenti. Comunque per chi non è di Velletri, quando Renata ha detto mio zio Pirandello, perché la sorella di Pirandello era sua nonna e Renata è una grande esperta di Pirandello e di raccolto di Pirandello, per cui ha osato chiamare. Zio il ha grande scritto Pirandello. Solo sette libri, solo 7-8 libri sul tema. Ha scritto 7-8 libri sul tema, Renata, sullo zio. Va bene. Non altre domande? Che farlo l'accostamento, il parallelo, che volete, è inevitabile. Ma tu vivi di questo. Abbiamo due siciliani che ci stanno ascoltando. Vogliono dire qualcosa? Apri il microfono, Pina. Ecco, aperto. Pina. Non mi posso misurare con Rocco e dire qualcosa. Non, semmai rispetto alla domanda che faceva lui sul rapporto viscerale con la Sicilia, con la propria terra. Infatti, Penso che dipende sempre dalle esperienze che si hanno con la propria terra e anche con se stessi, ovviamente. Quindi dipende, nel momento in cui ci si allontana dalla propria terra, ed è una cosa che è capitata a me, però devo essere, devo fermarmi qua per privacy e per... sarò ermetica, ecco, non vi posso spiegare... Sei in tema, allora! I motivi, ecco, però voglio dire, dipende veramente, credo, dall'esperienza che si ha... con, appunto, quando si è vissuti nella propria terra d'origine e quindi e anche con se stessi, ecco, se c'era un legame forte che può dipendere da tante cose, no? Oppure se questo non c'era. Per me i momenti di maggiore riflessione, di vita riflessiva, diciamo, sono stati dopo, ad esempio. Quindi io non soffro particolarmente per essere lontana dalla mia terra. Perché insomma ti abbiamo accolto bene. Sì, però vedi, io di solito sono molto modesta, però devo dire anche che io mi sono sforzata per integrarmi. No, io dico sempre a tutti quando mi chiedono se mi manca la Sicilia, la mia terra, che praticamente molte persone che sono costrette magari ad emigrare, a spostarsi, poi non cercano di integrarsi nel luogo dove vanno, ma continuano a piangere sul fatto che qualsiasi cosa non va bene, la lontananza, la mia terra.
E invece se c'è un motivo valido per cambiare città, vita, bisogna cercare di adattarsi. Certo. Ecco, e forse quello che sia io che Emanuele abbiamo fatto, ecco, abbiamo cercato di guardarci intorno, di vedere le cose positive di Velletri, che poi è una città di cui si parla più male che bene, purtroppo. Noi diciamo che in qualche modo l'apprezziamo. Grazie. Grazie Pina, grazie Emanuele. Altre domande? Emanuele siciliano? Siciliano Emanuele? Sì, certo, sono tutte e due di Messina, moglie e marito. Okay. E la provincia di Quasimodo, tra l'altro, visto che lui, se non ricordo male, è di Roccalumera. No. Sì, 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 Roccalumera è non è di Roccalumera perché nasce a Modica più per una questione anagrafica, perché il padre lavora lì, però l'infanzia è, la passa a Roccalumera. E tra l'altro, quando poi, questo è un episodio che non ho detto, molto carino, quando poi lui vince il Nobel, lo porta a Roccalumera perché lo vuole in qualche modo dedicare al papà, che lì poi insomma ha trascorso gli ultimi anni eccetera, e quindi questo premio Nobel fa tappa proprio fisicamente, il premio Nobel fa tappa a Roccalumera. Sì, sì. È una cosa che mi dispiace, ad esempio da siciliano, è che non venga Roccalumera, non abbia mai dedicato in maniera particolare dei posti, come invece ha fatto Agrigento e Porto Empedocle, che con Pirandello non abbia dedicato delle attività a Quasimodo, ad esempio. Marco, è vero che il figlio ha venduto la medaglia del Nobel? Non l'ha venduta a me, quindi onestamente non l'ho. Perché che ha venduto per 100.000 euro, mi pare, la medaglia del Nobel di Quasimodo. Lo vado a vedere, però spero di no, perché sarebbe veramente brutto. Beh, sarebbe abbastanza squallido. La fame potrebbe portare anche a questo, eh? A volte fame non soltanto quella alimentare. Una medaglia, non faccio niente, 200.000 euro, faccio qualcosa. Non so. Paola già se la sarebbe venduta. Subito. Bene, ci sono altre osservazioni? Altrimenti ci salutiamo qui, sì. E ricordo a tutti che... faccio la trasformazione e la produco la registrazione, e quindi la mando domani a tutti quanti, i link a tutte quante le unità, in maniera tale che possono usufruirne addirittura molto semplicemente, le metto su YouTube, in modo che non ci sia l'obbligo di scaricare un incontro che dura 300-400 mega di memoria e quindi può essere visto benissimo anche su uno smartphone. Va bene? Allora, un saluto a tutti, grazie della partecipazione. Grazie Rocco, alla prossima. Complimenti e complimenti ai tuoi libri, ricorda di Ettore L, forse non l'hai letto. Storia di... No, forse l'hai letto tre volte avanti e due volte indietro, ma non tutto. Di nuovo, arrivederci. Ciao. Arrivederci. Ciao. Grazie. Grazie a tutti.